Allora, io ho un rapporto anche particolare con Eugenio Gnozzi. Cito un piccolo particolare personale. Quando sono entrato nell'amministrazione del magistrato Le Acque, le prime giornate, le prime settimane, mi sono fiondato nella biblioteca a vedere, diciamo, quelle che erano le opere più rappresentative dell'istituto in cui mi prestavo a lavorare. E ho trovato dei libri molto interessanti, fatalità sempre relative al periodo, diciamo, tra le due guerre e dopo la guerra, in particolare per quanto riguarda i fiumi. Poi, quando ho voluto vedere anche cosa era successo a Venezia, mi sono imbattuto, lo cito già fin da sopra, quello che poi viene chiamata l'opera omnia, diciamo, di Eugenio Gnozzi. Ho ritrovato allora, e me li sono proprio anche letti con molta gioia, quasi direi, perché mi sono piaciuti moltissimo, i quattro volumi di Venezia nei secoli. Devo dire che questi volumi li ho recuperati quest'estate, perché ormai sono fuori commercio, e quindi sono disponibili nella nostra biblioteca. Credo che sia un atto dovuto. Ecco, io volevo dire, l'occasione è stata quella dei 130 e 40 anni, questo filmato è la premessa di ulteriori eventi che abbiamo pensato. Possiamo già anticipare che a fine novembre terremo proprio sulla figura di Eugenio Gnozzi un seminario molto interessante che stiamo organizzando, e infatti nell'organizzazione di questo seminario vengono fuori tantissime cose. Il materiale che ha prodotto Gnozzi ci mette in difficoltà in un certo senso, perché è tantissimo, e poi vengono fuori anche disegni, progetti, aneddoti. Dopo, chi parteciperà a quel seminario 29 novembre avrà conoscenza di tante cose che abbiamo tirato fuori. Quindi questa è una premessa, quindi il filmato di oggi in qualche modo è un'introduzione a questa figura, che io credo sia una figura assolutamente da rivalutare, forse poco, ho visto anche a volte poco conosciuta anche nel nostro ambiente, e credo che sia giusto farla conoscere nel nostro ambiente, ma anche al di fuori, perché è un personaggio assolutamente straordinario. Vorrei concludere dicendo, ci sono tre aspetti, diciamo, di Eugenio che vorrei sottolineare, che dopo vengono forse anche fuori così frammentariamente nel filmato, ed è esattamente il fatto che lui è un tecnico di assoluto valore, però mi piace ricordare che era un tecnico di valore con le scarpe impolverate, scarpe infangate, cioè veniva proprio dall'esperienza del cantiere. Tanto è vero che lui ha collaborato tantissimo col professor Santarella, che all'epoca era anche era docente di costruzioni di ponti e anche di costruzioni in cemento armato al Politecnico di Milano, quindi una figura anche quella molto importante, perché ricordiamo che il calcestruzzo all'epoca era, non dico una novità, ma era è Santarella, l'abbiamo avuto in tasca credo tutti della nostra generazione. E il bello è che Santarella con Gnozzi ha prodotto dei libri molto interessanti sulla costruzione dei ponti, cioè io in questo vedo l'abbinamento, il connubio tra il teorico, perché Santarella era professore teorico, anzi era uno dei maggiori teorici all'epoca sul calcestruzzo, che era il nuovo materiale, e Gnozzi che invece veniva dall'esperienza in cantiere. Vorrei sottolineare un secondo aspetto, che è il coraggio e la determinazione con cui Gnozzi ha operato, e questo lo si vede giustamente anche poi la capacità tecnica di organizzare un cantiere tipo il Ponte della Libertà, realizzato in 20 mesi, cosa che oggi difficilmente pensare. E un terzo aspetto importante
Io l'ho chiamato intuito anticipatore del grande progettista. Lui già era proiettato nel futuro, cioè è sempre stato proiettato nel futuro, quindi lui ha pensato sempre a grandi opere. Ricordo che, non so, mi viene in mente il Tronchetto, che l'ha progettato lui, il quarto ponte sul Canal Grande, l'aveva già pensato lui, il quarto ponte, era spostato di circa 80 gradi rispetto al ponte della Costituzione realizzato in questo secolo, e poi aveva pensato, la butto lì, anche una ferrovia sublagunare, quindi argomento che è stato dibattuto. Ecco, questo per dire la figura. In questo senso io credo che sia un uomo che merita di essere rivisitato e studiato addirittura. Basta, adesso io direi... volevo dire solo una cosa, siccome scappa una parola nel filmato, invidia, Mirko, e volevo dare la giustificazione, lo sottolineo, non è scappata, è proprio è un personaggio che imputa invidia, nel senso che è la persona che... Io penso un giovane ingegnere, ce n'è uno qua che sta per laurearsi, mi pare. L'idea di un giovane ingegnere è quello di uscire e progettare, realizzare qualche cosa che poi resta. E quindi Miozzi in questo è stato un maestro, quindi in questo senso invidia. C'è l'ultimo aspetto che è quello del momento in cui lui ha operato. Io lo ritengo, tra virgolette, fortunato, nel senso che c'era grande necessità di opere pubbliche e quindi lui è stato fortunato in questo a operare in quel modo. Ok, grazie.